Ciao a tutti, eccoci qua per un nuovo video. Oggi parliamo di una cosa interessante, parliamo di statore. Allora, questo è uno statore che ho cambiato. Come vedete è completamente cotto. Addirittura qui si è rigonfiato. Con questo statore comunque la moto andava ancora, però scaricava la batteria. Il massimo della carica che ho trovato erano 12 e qualcosa, 12,20, 12,30, forse 12,40. Comunque non basta che accendete le luci e si scarica la batteria andando. Adesso vi faccio vedere un po' di prove da spento, dopo accenderò la moto e durante la prova con la moto accesa guardate bene i valori, perché non parlerò, perché ovviamente c'è il rumore della moto. Ho messo su un tester su una batteria, quindi questo è un tester collegato alla batteria, più o meno, come vedete la batteria carica, quindi la prova fatta con la batteria molto carica o nuovo carica. Comunque questo qua se non ci serve più, era per farvi vedere lo statore conciato. Questo discorso vale un po' per qualsiasi moto, in questo caso è una Virago, ma che è uguale alla Dragster, quindi togliamolo che non serve più. Ora vediamo un po' i valori d'inizio. Abbiamo 12,89 di batteria nuova. Adesso accenderò di proposito il quadro e le luci, così vedete gli assorbimenti. Quindi accendo il quadro. Ok, quadro acceso, lo potete vedere. Solo col quadro acceso assorbe pochissimo. Adesso accendiamo anche le luci, accendiamo. Ho acceso le luci, adesso accendo anche gli abbaglianti. Moto spenta, quindi non sta caricando nulla. Vedete come scende? Questi qui sono gli assorbimenti che giustamente ha la batteria. Adesso rispengo il tutto. Rispegniamo anche il quadro. La batteria tornerà un pochino a salire. Adesso accenderò la moto e vi faccio vedere i valori che deve avere lo statore per poter caricare in funzionamento mentre la moto cammina. Quindi moto spento, quadro spento. Se accendiamo la moto, sentirete la moto accesa e non so se riesco a parlare sul video. Avrà un assorbimento inizialmente, appena si avvia, dopo si stabilizza. Come avete visto è scesa a 11,40, ma si sta risalendo. Adesso accenderò le luci. Eccoci qua, come avete potuto vedere ho acceso la moto, ha fatto il picco d'assorbimento, ho acceso le luci, si è abbassato un pelino, ma non scende mai 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 sotto i 13 anche in funzionamento, anche perché la batteria è a 12, quindi deve essere ricaricata. Adesso la batteria ovviamente ha preso un po' di carica, scenderà appena appena, si stabilizzerà e tornerà a 12,80 come quando la batteria è nuova. Col tempo la batteria si usura, quindi scenderà sui 12,30, 12,20, però un valore comunque buono. Fino a 12 la moto si accende, sotto i 12 volt la moto non si accende più. Ecco il motivo per cui molti caricano la moto, vanno in giro, caricano la batteria della moto, vanno in giro, arrivano a casa la sera o a metà strada, peggio, la batteria scarica, perché c'è lo statore che non lavora più, statore o regolatore. Con questa prova qui potete comunque capire se uno o se l'altro. Se il regolatore è un pochino più facile, perché a volte vedrete che il tester vi dà anche 15-16 volt, quindi vuol dire che non sta più regolando, ma ha troppo corrente. Attenzione perché bruciate la centralina. Vedete che si è stabilizzata a 13. Niente ragazzi, quindi questo è una semplice prova, un semplice test che potete fare. Collegate un tester, collegate il negativo, collegate il positivo e accendete la moto. Come vedete è molto semplice, potete fare questo discorso un po' su tutte le moto. Questa specifica qua è su, ripeto, su una Virago, quindi Dragster uguale. Questo è tutto ragazzi anche per oggi. Vi aggiorno al prossimo video, continuate a seguirmi sul canale se vi ha fatto piacere, lasciatemi un like. Ciao ragazzi.